Il convegno organizzato dall'Associazione dei Pensionati della Regione Calabria spero sia un momento di rilancio di una questione di fondo, e cioè che modello di società vogliamo costruire e in quale modello di società vogliamo vivere in Calabria e non solo in Calabria. La questione del ruolo del pensionato è strettamente connessa a questa questione molto più generale e molto più ampia, la questione politica per eccellenza. Il ruolo del pensionato significa mettere in discussione e chiamare in causa le politiche pubbliche in materia di sanità, in materia di politiche sociali, le politiche pubbliche in materia di cultura, di istruzione, di formazione. Io credo che il pensionato debba essere, premesso che non mi piace il termine pensionato perché è espressione veramente ottocentesca che presuppone un modello di vita in cui c'è la fase del lavoro e la fase di fuoriuscita dal lavoro, mentre oggi queste due fasi sono fra loro strettamente intrecciate, spesso confuse. Premesso questo, il pensionato è però un portatore di competenze e di esperienze significative, e allora vale la pena ascoltarli per recuperare un po' di memoria di quello che siamo stati, recuperare un po' di identità, e recuperare soprattutto il senso di una comunità, cioè di persone che lavorano per la costruzione di una comunità, di una città comune. Ecco, io credo che il ruolo del pensionato oggi sia quello di costruire un fondamento solido da ascoltare, da cui imparare per ricostruire le nostre comunità. Senza i pensionati le nostre comunità sono, come dire, come fuscelli al vento, quindi io penso che sia il caso di pensarci sul serio a quale società vogliamo costruire e qual è il ruolo dei pensionati da un lato, ma anche dei minori dall'altro lato in questa società. Da questo convegno, quale presidente dell'Associazione dei Pensionati dell'Ente Regione nominata da qualche settimana, abbiamo inaugurato una sede in Galleria Mancuso alla presenza delle istituzioni locali e regionali, e con il convegno di oggi, il ruolo del pensionato oggi, abbiamo voluto far capire che l'associazione intende assumersi l'impegno di portare avanti le problematiche che investono i pensionati non solo dell'ente regione, ma abbiamo uno sguardo più largo che quello dei pensionati delle pubbliche amministrazioni, perché i problemi sono comuni e perché soprattutto gli obiettivi sono quelli di non sentirsi un peso nella società, ma di contribuire con le proprie risorse, le proprie capacità, la propria esperienza a rilancio per avere una Calabria migliore.